Le difficoltà che in questi giorni stanno riguardando il sistema sanitario sono principalmente determinate dalla mancanza di personale sanitario e in particolare dei medici specialisti. In Italia ogni anno, a fronte di circa 26.000 domande per accedere alle scuole di specializzazione, vengono resi disponibili meno di 15.000 posti. Queste le dichiarazioni del presidente del Parco, nonché consigliere regionale Tommaso Pellegrino, sulla situazione attuale della sanità. Noi basta, abbiamo visto in questi giorni proprio pubblicati dei dati che sono dati preoccupanti, dati scientifici, che sono dati frutto soprattutto anche di un'osservazione che è stata fatta nella prima fase dell'emergenza Covid, dove abbiamo visto un certo ritardo, penso ad esempio ai tumori della mammella, cioè abbiamo avuto 2.000 diagnosi meno di tumore della mammella nella prima fase di lockdown. A livello europeo abbiamo avuto ben la crescita dell'11,9% dei decessi per tumore del colon, abbiamo avuto 50.000 interventi di chirurgia oncologica saltati, abbiamo oggi delle liste d'attesa che tendono ad aumentare, abbiamo visto quello che succede chiaramente per quanto riguarda il ritardo della terapia, abbiamo un peggioramento della prognosi che va dal 6 al 13% quando non c'è la tempestività delle cure sia chirurgiche e sia mediche. Ecco, tutti questi dati ci fanno capire che oggi non possiamo certamente permetterci di abbandonare un po' tutte le altre patologie. Quindi dobbiamo dare grande attenzione a quelle che sono, e ripeto, io sottolineo in modo ancora più specifico, importante, soprattutto quelle patologie oncologiche che oggi chiaramente non aspettano il Covid e non possono aspettare il Covid. Quindi già è scomparsa completamente la prevenzione e quindi le diagnosi precoci, perché purtroppo tutti i protocolli di screening sono saltati completamente. E poi a questo va aggiunto anche un altro elemento, che i pazienti hanno paura di andare nelle strutture sanitarie perché pensano di contrarre appunto il Covid. Quindi da una parte c'è un sistema che magari alcuni sono chiusi gli ambulatori e non ci sono quindi quelle possibilità di accedere a dei protocolli di screening e di prevenzione. Dall'altra parte c'è anche la paura delle persone a recarsi nelle strutture ospedaliere. Però su questo dobbiamo anche dire che oggi un po' tutti gli ospedali hanno organizzato dei percorsi differenziati per quanto riguarda il Covid, che oggi c'è un grande rigore anche nell'accesso alle strutture ospedaliere, cioè accedono soltanto le persone prettamente interessate e chiaramente accedono anche dopo aver fatto un opportuno triage. Quindi mi sento di dire che di fidarvi di poter andare tranquillamente a fare le visite, soprattutto quelle importanti, quelle oncologiche, quelle cardiovascolari, quelle visite che potrebbero invece compromettere seriamente chiaramente la condizione di salute. Noi non possiamo né permetterci ritardi della diagnosi né permetterci ritardi nel trattamento delle patologie, determinate patologie. Purtroppo è esattamente ciò che oggi rischia di accadere, così come è già successo, ripeto, nella prima fase dell'emergenza Covid. Allora, c'è una situazione di preoccupazione certamente per quanto riguarda la situazione sanitaria, c'è un problema legato anche, mentre nella prima fase si parlava dei respiratori, si parlava dei posti letto, oggi c'è un altro tipo di problema, cioè viene fuori una carenza anche di personale sanitario. Noi abbiamo avviato anche una serie di azioni con i nostri parlamentari come Italia Viva per chiedere che vengano implementate il numero delle borse delle scuole di specializzazione. Qui viviamo una situazione, devo dire, un po' incoerente, perché in una facoltà come quella di medicina, che è una facoltà a numero chiuso, dove si accede appunto con una rigorosa anche selezione, è impensabile, inimmaginabile che non si possa garantire il completamento del percorso formativo. Cioè oggi sono poche le borse di scuola di specializzazione, noi dobbiamo specializzare i nostri medici e ogni anno abbiamo circa più di 26.000 domande e disponibili invece i posti sono meno di 15.000. Se poi pensiamo a quelle specializzazioni che oggi richiedono un momento di attenzione importante come quelle dell'anestesia, pneumologia, malattie infettive, vediamo che le borse disponibili sono di un terzo rispetto alla domanda. E questo che significa? Che dobbiamo investire di più e creare più borse per le scuole di specializzazione, dobbiamo dare la possibilità a quei medici che già hanno superato una selezione attraverso il numero chiuso e quindi sono laureati di completare l'iter formativo attraverso l'accesso, e dobbiamo garantire quell'accesso alle scuole di specializzazione, perché è impensabile bloccarli alla fine della laurea in una facoltà a numero chiuso. Ecco, questa è una delle iniziative che noi abbiamo intrapreso ed è questo il motivo per il quale a gran voce stiamo continuando a chiedere a tutti i livelli come Italia Viva che venga attivato il MES.